Allora, io nel frattempo... Ah. Niente, pensavo di aver... dovrei accedere, vabbè, sti cavoli. Pensavo di aver fatto l'aggiornamento, ma siccome non ho fatto l'accesso al PlayStation Network, ste robe qua... non credo che sia effettivamente andato in porto e quindi sto comunque giocando in modalità offline e comunque giocando come al solito, il che va bene comunque. Cioè, avrei comunque voluto giocare in modalità offline, quindi va bene così. Adesso, ieri, in questo punto, allora, avevamo innanzitutto fatto varie ipotesi su... Scusate, dov'è? Sto cercando il cellulare perché c'è una parte importante del sondaggio, ecco. Avevamo fatto varie ipotesi su a livello di lore e avevamo un po' discusso sulla lore. E poi, buongiorno Midnight, Wikif, ciao ragazzi, buongiorno. Dopo aver discusso un po' sulla lore, avevamo detto, ma sai che c'è? Andiamo a a potenziare qualche arma. E quindi eravamo qua. Eravamo qua e ho fatto partire dei sondaggi su Instagram e su Telegram. E sto facendo adesso la classifica. Allora, cambia poco in realtà. Perfetto. Allora. A questo punto vi dico quali sono i risultati della classifica. Ovviamente subito parte la pubblicità. Delle cuffie, punto esclamativo cuffie, bla bla bla. Vi dico i risultati della classifica. L'arma che ha ottenuto più voti è la falce alata. Poi dopo la rifacciamo sta roba, intanto ve lo dico a voi che siete qua. La seconda è lo spadone di Final Fantasy VII. Ah, state arrivando. Buongiorno, raga, buongiorno a tutti. Allora, prima di leggervi la classifica, aspettiamo 2 minuti così arrivate tutti e decidiamo cosa maxare. Vediamo anche, tra parentesi, quante pietre abbiamo. Vabbè che quelle funeree le possiamo comprare, però per portare a 10, buongiorno Wolverine, abbiamo due... pietre da forgiatura funerea del drago antico. Funerea del drago antico. Quindi due armamenti speciali possono essere portati a più 10. Ciao Melchizedek. Melchizedek. E invece 7 del drago antico normali. E quindi significa che possiamo portare... ok. Possiamo portare a più 25 7 armi, che sono tante. Buongiorno Peppo. Che ne pensi della nuova patch? Mi piace molto. Ho visto quali sono i cambiamenti più importanti e mi piace un sacco perché ti dà la possibilità di usare armi pesanti e di non venire punito così tanto se le usi. Ciao Ale Gala, buongiorno. Come va la situazione Covid? Bene, io sto bene. Io sto bene, l'unica cosa è che sono ancora positivo. Ecco, il problema è che ci servono i globi cinerei per prendere le pietre da forgiatura 1 e 2. Voi sapete dove si prendono? Buongiorno Jovix. Mi serve il posto che mi dà il globo del minatore. Per queste due, in un dungeon. Vi ricordate quale? Così li andiamo a prendere, perché sennò non possiamo fare niente con le armi normali. E mi piaceva invece farne qualcuna. Buongiorno, intruso, buongiorno. Sto guardando un sacco di live. No, non sono tornato da Malini ancora. Ma ci torniamo probabilmente oggi, dopo aver potenziato le armi, le proviamo con lei. Sì, lo voglio sapere anche a spoiler, raga. Assolutamente. Sono cambiate parecchie cose con la nuova patch. Il bilanciamento delle armi va a favorire un po' di più a buffare le armi pesanti, aumenta, cioè diminuendo
la lentezza con cui attacchi e con cui riporti l'arma, sostanzialmente. Comunque sì, questa cosa del dungeon con i globi cinerei voglio saperla anche a costo di spoiler, non mi interessa. Tanto ormai... Esatto, le armi colossali, ma anche quelle grosse per qualcosa, non per tutto. Dicevo... Ciao Ronnie, benvenuto, buongiorno. Hanno nerfato le... Oh, le armi sanguinamento non mi pare che siano state nerfate, sai? Ci devo riguardare, ma mi pare no. La saetta così spesso 2 mi è sembrata un po' più veloce o sbaglio? Non dovrebbe, no, non dovrebbe. Galleria di cristallo di Sellia. Ma sapete che noi non l'abbiamo finita? Ah no, galleria di cristallo di Sellia è... È questa. Quindi questa l'avevamo fa... Aspetta però. Jovix, sto parlando delle... pietre da forgiatura normali, non funeree, normali. 1 e 2 e basta. Cioè quelle proprio più base di tutte. Ciao Dark Knife, buongiorno. Perché mi sembra strano che siano qua, che so, che è tra virgolette distante. Mini dungeon, galleria di cristallo alla Raya Lucaria. Si trova a nord-est. Nord-est dell'Accademia Raya Lucaria. Aspetta allora. Allora non ho capito dov'era. Questa? Ma l'ho fatto allora. Ciao Zangetz, buongiorno. Allora fatemi controllare anche a me, eh. Vediamo. Dicono di sì. Ma Elore, porca puttana, posso giocare come cazzo voglio? Forse l'abbiamo fatto, capito? Mi sembra strano. Guarda, sì, li ho consegnati tutti, ci sono stato ieri, guarda. Dov'è che stanno? Su chiave, no? Eh no, non ce l'ho manco uno, raga. Ma aspetta, forse mi sono sbagliato ieri e ci sono in realtà, perché lì ci siamo stati. Lì ci siamo stati, ma... Un attimo, eh. Lore. Ciao, porca Roderica. Porca puttana, come posso va giocare quest'oggi? Come cazzo tutto voglio? Bene? Grazie, grazie, anch'io tutto bene. vediamo, magari mi sono sbagliato, raga, magari ci sono quelle da 1 e 2. Vedo che riscattate. Offri un globo cinereo, ok. Acquista. Ma ce l'ho, ma che cazzo dico? Vabbè raga, scusate, scusate, proprio fuori di testa. Ok. Perdonate il qui pro quo. Perdonate il qui pro quo. Allora, adesso dobbiamo scegliere le armi, raga. Vi dico qual è la classifica. Secondo i voti fatti su Telegram e su Instagram. Pronti? Allora, la meno votata è stata la Stella del Tramonto. Ve le faccio anche vedere le armi mentre ne parliamo. Ovviamente poi ci sarà anche il mio voto, che qualcosa andrà, che qualcosa vuol dire. La meno votata è stata, dicevo, la Stella del Tramonto, che è questa qua. Meno votata. A me piaceva perché ogni volta che colpisci ripristini punti vita. Mi piaceva molto per questo. E ovviamente possiamo metterci delle... e oltretutto fa sanguinamento. Possiamo metterci delle ceneri sacre qua. Quindi Stella del Tramonto con ceneri sacre è una che a me piacerebbe portare avanti. Poi, posizione numero 9, Portacero del Venerato. Portacero del Venerato. Questo qua me l'avete cannato, non so perché, non ha effetti passivi particolari. È solo, semplicemente, tra virgolette, bello per quanto mi riguarda. E c'ha Vampa di Fede come abilità, che è molto figa. Genera una pioggia di palle di fuoco, sostanzialmente. Però, va bene. Scettro Divoratore, poi, che è questo qua, che non ha effetti passivi particolari, scala già con Fede come il Portacero del Venerato. E
Come abilità unica, carica lo scettro di magia e percuote il terreno per assorbire i punti vita dei nemici vicini. Ciao Mammy, non ti preoccupare, non ti preoccupare. Non c'è problema, anzi, grande che sei qua. Alla posizione numero 7 avete messo, e questa mi ha sorpreso, l'ancora. Cioè, vi è piaciuta un po' l'ancora in realtà. Solo che va a trovare adesso. Forse l'ho tolta. Ah no, eccola. L'ancora. Che non c'ha niente, è semplicemente grossa. È semplicemente grossa. Posizione numero 6 per il codino gigante che dobbiamo riscattare, la frusta dei giganti sostanzialmente, che scala anche un po' in fede. Sembra un attaccapanni, un po' scomodo combattere con un candelabro. L'arma più grossa è, più figa è, dice Midnight Sim. Ecco, siamo d'accordo. Poi, posizione numero 5, spada nera del gargoyle, ovvero questa qua. Qua. Che ha come abilità, questa va usata, vanno usate le pietre funeree, ha come abilità lama di adipocera, che praticamente carichi l'arma e spari un raggio davanti. E quindi è un'arma in realtà secondo me interessante. Che io cerchio, come per dire, questa è un'arma che a me piacerebbe potenziare. Poi, quarta posizione a pari merito, spada inscindibile e lama gemella del gargoyle. Spada inscindibile è quella che abbiamo a più 9, quella che conoscete bene, è quella, punto esclamativo, spada. E poi abbiamo la lama gemella del gargoyle, che sta qua giù. Sta, eccola qua. Questa non ha un'abilità particolare. Devo capire se va potenziata con le funeree o no, perché mi sa che non va potenziata con le funeree questa. E a quel punto, se non andasse potenziata con le funeree, potrebbe essere interessante da portare avanti. Lo so Midnight Sim, però devo cambiare. Ah, è vero, l'ho cambiato. Va bene. Posizione numero 3, a pari merito un'altra volta, la scaglia lama del drago di magma, che ha come arma ghigliottina di magma, e lo shotel dell'eclissi, che ha come abilità unica quella che incendia il sole spento con le fiamme del principe della morte, infliggendo ai nemici l'alterazione di stato morbo mortale. E poi genera anche un'esplosione. Mentre questa, come abilità unica, ha ghigliottina di magma. Fa boom e esplode. Scalano tutte e due con fede. Questa con fede e forza. Questa con fede e destrezza. Quindi questa sarebbe un po' meno ottimale rispetto alla scaglia lama. Poi, seconda posizione, questa ma... questa, raga, m'ha colpito tanto, la seconda posizione, è... ve la faccio vedere. Devo trovarla perché effettivamente non so dove sia. È uno spadone colossale, quindi... non la troverò mai, quindi... eccolo qua, lo spadone. Lo spadone è in seconda posizione. E è la spada, io l'ho chiamata la spada di Cloud di Final Fantasy VII, perché effettivamente gli assomiglia molto. Questa scala solo con destrezza e forza, ma ovviamente possiamo metterci una cenere sacra. E io sono d'accordo con questa posizione. Prima posizione, raga, lo sapete chi è? O lo spadone di Gatsu, esatto. Prima posizione, raga, è la nostra classica. La nostra classica. La falce alata. Falce alata è arrivata prima. La falce alata è ritornata prima. Allora, detto ciò, noi di... innanzitutto occupiamoci di quelle normali, di quelle che non vanno potenziate con le pietre funeree del drago antico, per arrivare a più 10. Ovvero, lo spadone di Cloud, che adesso andiamo a potenziare immediatamente, e poi ci mettiamo una cenere. Quello va potenziato prima di tutti, poi vediamo il resto. Perché tanto quello è arrivato secondo. E abbiamo tante pietre da forgiatura normali, anzi ne devo andare a prendere qualcuna sicuro. Uno, porca puttana. Pietra forgiatura 1 e 2 devo andarle a comprare sicuramente. Buondì Ronin, ciao. Ciao Todd, passo solo per un saluto e lasciare la view. Grande, grazie mille, grazie Todd. Ti ringrazio un sacco.
Oggi tra parentesi ne carico un altro di video su YouTube, quindi... E domani un altro ancora, perché devo smuovermi, sennò... ci metto troppo a caricare tutto. Vado ad acquistare, dicevo, delle pietre da forgiatura 1 e 2. Facciamo 30 per adesso. Basteranno. E 30 pure di queste. Queste ce n'ho 20. Ne... acquistiamo 10. Queste ce n'ho 29. Queste ce n'ho 33, 40, 26. Queste famo almeno queste. 8, 27, almeno queste. Ah, mi manca la 9 di pietra forgiatura normale. Ecco quali mi manca. Quindi c'è, da qualche parte devo andare a prendere quella normale. Vabbè, comunque per adesso facciamo così. Dopo, se ci serve, la andiamo a prendere. La 9 non esiste, perfetto, ottimo. Buongiorno Egidio. Classifica la facciamo anche per l'armatura? No, perché l'armatura non va potenziata. Basta che la cambiamo, no? Allora, intanto facciamo questo. Poi pensiamo anche alle armature. Cosa le è accaduto? Che è successo? Un'altra linea di... La facciamo dopo il dialogo, intanto potenziamo. Allora, dicevamo, questa sicuramente. Ci metto prima la cenere di guerra, però, se posso. Cenere di guerra sacra ci serve. Cioè, se io per esempio metto questa, posso mettere il sacro anche di qua. Ah, raga, questa è interessante de roba, eh. Questa è molto interessante. Perché questo significa che possiamo mettere qualsiasi cenere noi vogliamo. Voi avete qualche... spadone freddo. Ah, però non posso metterci sacro qua. Spadone sacro, ovviamente. Terra aurea. Terra aurea o schianto aureo? Forse schianto aureo mi piace di più di terra aurea, sapete? Oh, vediamo, intanto facciamo... facciamo così. E mettiamo sacro, così scaliamo anche un po' in fede. E adesso andiamo a potenziarla. È questa qui. Dove stai? Eccoti. Serve 31 di forza però, noi ancora non ce l'abbiamo, ma sti cavoli. Allora, fatemi vedere quanta roba serve. Vedete la forgiatura 1, 4. Forgiatura 1, 6. Raga, ma che, fa un botto da danni sta spada, che è? Mi mancano le anime, va bene, le prendiamo assolutamente, ce ne abbiamo tante. Facciamo 8 per iniziare. Una piccola lacrima per mettere la forza, si potrebbe fare, si potrebbe fare. Ciao Noxims, benvenuto. Su una che scala sulla forza sarebbe meglio infonderla su forza. Eh no, a me mi serve pure la fede però, perché la mia build è basata sulla fede. Quindi la fede assolutamente serve. Dov'è? Eccola. Ma non c'ho i soldi? Rune insufficiente. Madonna, raga. Rune, rune, basta. Facciamo 10. E poi pure qualcun'altra, va. Altre 5 di qua, via. Ciao Tralcione, benvenuto. Benvenuto. Allora. Ci siamo, raga. Più 23. Più 24. Più 25. Potenziato al massimo. È una sfiga che qua non c'è.
un posto per poterle provare le armi, però adesso ve la faccio vedere comunque. Questa la possiamo usare solo a due mani. Vabbè, adesso non me la fa equipaggiare due mani. È bellissima, raga. È bellissima. Non c'è niente da fa. È un'arma della Madonna. Posso dirlo? È un'arma gigantesca. E se andiamo a vedere i danni, questa che è a più 10 mi fa 260 più 500. Ah, scusate, ma c'è 7,62. Quell'altra mi fa 6,87, ma perché è dietro forse, aspetta, eh. No, 6,87. Ok, quindi fa ancora meno danno di quell'altra. Però comunque fa parecchi danni. Fa parecchi danni. E ok, quindi quella ce l'abbiamo. Adesso abbiamo 6 funeree del drago antico. Vediamo quali altre armi vengono potenziate con le pietre normali, tra virgolette. Perché ce ne abbiamo tante, quindi. Allora, ovviamente vado in secondo la classifica. Lo Shotel, me sa de no. E nemmeno la scaglia lama. Ci metterò un anno e mezzo ad arrivarci. Esatto, funerea. E la scaglia lama funerea. Quindi no. Spada inscindibile no. Lama gemella nera funerea pure questa. Spada nera del gargoyle funerea. Codino gigante non ce l'abbiamo ancora. Sono rimaste l'ancora, lo scettro di volatore che però è funereo, la stella che non è funerea e questo che è funereo. Io a sto punto, raga, farei sia la stella che quell'altra. Sì, infatti, sicuramente posso cambiare le mie stat. Lo so, Limbitz, però lo facciamo anche per far qualcosa insieme. Allora, dicevo, noi adesso dovremmo maxare l'ancora e la stella del tramonto. Io maxo prima la stella del tramonto e poi l'ancora. Perché questa, raga, la voglio fare con quella build che vi dicevo. E ci metto la cenere di guerra, così vediamo subito poi come va. Allora, stella del tramonto folgorante con cenere di guerra folgore, carica del prelato mi piace molto, attacco fiammante, ariete folgorante. Mi sa che ci metto carica del prelato, raga. Ah no, non posso. Ah, se la metto fiammante però scala in fede. Lo facciamo, raga, che dite? Questa sanguinamento, esatto. Dai, facciamola fiammante, secondo me potrebbe essere interessante. Che fa? Danno fisico, danno di fuoco e non sacro, ma scala con la fede. Dai, andata. E adesso la potenziamo. Secondo me questa, la stella del tramonto, raga, è interessante, perché fa sanguinamento, ti fa curare ogni volta che colpisci e in più ci abbiamo messo pure una bella cenere di guerra. Se la trovo sarebbe meglio, eccola qua. Ce la faremo? Scala C in fede addirittura. Ok. Sta diventando un remix. Eh sì, dopo Ale ci andiamo da Malena. Dopo, ragazzi, andiamo da Malena e ci proviamo tutte queste armi che stiamo potenziando, raga, al 100%. Cioè, lo scopo di questa mattina è anche un po' questo. Oh, allora, questa fa 7,31, fa più danni dello spadone di Cloud. 7,31.
che ancora ha 30 danni in meno di questa, ma 30 danni in meno sono pochissimi, sinceramente. Considerando che causa sanguinamento e considerando che ci fa curare con ogni colpo, questa secondo me è una bomba. Sì, raga, dopo andiamo a provare le armi con Malenia. Non è detto che proviamo ad ammazzarla, però facciamo un tentativo per ogni arma che abbiamo e vediamo come va. Lo so, Giovi, lo so. Lo so assolutamente, non ti preoccupare. Questa secondo me è tanto interessante anche vedendo i numeri, i danni che fa. Non mi aspettavo sta roba. E poi la spell è fortissima, quindi... Adesso andiamo a potenziare l'altra, l'ancora. Raga, ma secondo voi la potenzio davvero l'ancora? C'è scritto che basta 50-60, non di più. Sì, lo so, tranquillo. Però c'ho anche il sigillo piaga di Marika che mi sta aumentando. Vedi, adesso c'ho 63. Ah, lo dico perché voglio vedere come fai fuori. Ma non mi importa di farli fuori quelli. Ma no, non voglio fare... No, Melchizedek. Scusami, c'è un nome che è difficile da pronunciare. Melchizedek. No, Melchizedek, non voglio alterare la mia build. L'arcano lo lascio dove sta. Tanto fa comunque già abbastanza danni. Mi importa a me perché non so come farli. dai, l'ancora la lascio stare. Bravi ragazzi. No, dai, non siamo una nave. Bellissimo. Grande Ronin. Ok, raga, siamo tutti d'accordo. Allora, l'ancora la lascio lì. Abbiamo potenziato la stella del tramonto e lo spadone di Cloud. Adesso dobbiamo andare a potenziare fino a più 10 due armi funere, diciamo. E abbiamo la falcellata è arrivata prima, quindi forse andrebbe potenziata proprio perché Melchizedek, esatto. Sono pochissime le funere 10, infatti. E meno se lo richiami di Cloud. Lo so che è di Gatsu, però raga, io sono cresciuto più con Final Fantasy che con E, e è troppo la Buster Sword quella spada, troppo. E allora, dicevo, abbiamo la falcialata che è arrivata prima e quindi forse andrebbe potenziata. Poi subito sotto abbiamo la scaglialama del drago, che pure quella andrebbe potenziata. Quindi casomai se io volessi il portacero tantissimo, quello potrebbe arrivare massimo a più 9. Ciao Sly K. Ghost, buongiorno anche a te. Si ferma a 150 come... Ciao Legionario. LR che significa? Livello? Non è che mi sono fermato. Deve essere proprio una che vuoi, altrimenti poi ci rimani male. Assolutamente. Dicono che se usi la Buster Sword contro Malenia puoi evocare Ifrit. No, posso fare Omni Slash, casomai. La stella del mattino, sai che non mi ricordo dove l'ho droppata? Sigillo di tirare pugni. Mammy, tu hai detto una cosa insensata. Sensata. Ma cazzo ho detto? Le porto tutte a più 9, quelle che mi interessano di più. E poi vediamo per il più 10. Mi piace molto anche la spada nera del gargoyle. Piace molto. E vabbè, iniziamo raga, iniziamo. Allora, iniziamo dalla falcialata che è già più 9, quindi la lasciamo a più 9. Potenziamo adesso la scaglialama e la portiamo a più 9 anche a questa. Io c'ho anche la lama blasfema più 8, tra parentesi, che mi fa un po' pensare, però... lama... No, com'è che si chiama? Scaglialama. Eccola qua. Vai. Vediamo come va, raga. Oh, ce n'ho una solo. Vai, queste le possiamo comprare. Rune insufficienti, andiamo a comprare. Compriamo rune. Lay out your arms. Tanto mi serviranno parecchie rune qua. Lo scudo è potenziato? Non lo so.
Dopo vediamo i tuoi occhi come sono. Va bene. Basta che me levo il coso. L'elmo. Allora, dov'è la scaglia lama? Eccoci qua. Vabbè, sto vedendo che non c'ho le pietre della forgiatura funerea 1. Dopo le compriamo. 7, 8, 9. A 9 mi fa... Adesso vediamo quanto mi fa a 9. La confrontiamo con la falce alata, che è a 9 anche quella. O la spada inscindibile, anzi. Allora, vediamo. A 9 mi fa... 701, mentre la spada inscindibile mi fa 722. Questa scala B in fede, e anche questa, e scala anche B in forza. Mentre questa scala solo B in fede. Quindi con questa, se io porto sulla forza, diventa più potente. Potrebbe essere interessante la scaglia lama. La scaglia lama potrebbe essere interessante. Per ora, la lasciamo qua. E adesso andiamo a potenziare, visto che la scaglia lama abbiamo fatta. Dovremmo potenziare in teoria lo shotel, ma non abbiamo pietre da forgiatura funerea 1. Andiamo a comprarle, perché queste ci serviranno. Ce ne serviranno poche, ma ci serviranno. Forse non c'ho il globo, però. Dice Mammy, giustamente. Forse ti manca il globo. Vediamo. Spero. Cazzo, vado. Spero che non mi manchi. Perché se mi manca il globo tocca andarlo a prendere. Lay out your arms. Ciao Favo, buongiorno. O buongiorno. Ah, non ci abbiamo le pietre da forgiatura 1 e 2 da poter comprare. Mannaggia la pupazza. Quello comunque sta a morire e tu gli... Tu gli stai a fare il lavoro di forgiatura e non l'ho fatto in tutta la run. Lo so, Zangetz, lo so. Ah, Igi? Thank you, intruso. Thank you mucho. Thank you very much. Allora. Ragazzi, cliccate sul link. Punto esclamativo cuffie. E... potrete andare a sostenere il canale semplicemente cliccando il link. Le cuffie sono queste, non c'è bisogno che le compriate per sostenermi, sono cuffie ottime. Oggi arriva la recensione su YouTube, ma cliccando sul link mi potete sostenere, perché prendo qualche centesimo ogni volta che cliccate. Grazie. Ora! Ammazza se costate, oh! Vabbè, normale, ci sta. Sono funere. Intruso Smurf. Eh sì. Non è il PvP. Io mi sono fermato a livello 100. Ah, possiamo fare anche un po' di... No, non sono connesso. Vabbè. Dov'è che devo andare? Fabbro? Sei qua, vero? Sì. Cosa succede nel canale di Quarzo? Madonna, la scaglia lama sei figa, raga. E c'ha pure i peli del drago attaccati. Ok. Potenzi armamento. Andiamo di qua. Zed dove fa? Ah, dicevo, dovremmo fare lo shotel. A me non lo so perché non mi convince. Perché è scala con destrezza. Io destrezza ce l'ho bassa. Boh. Shotel lascialo stare. Voi che dite? Che dite, lo shot e lo potenzi oppure no? No, non lo farei. Tanto vale fare il pugnale nero a sto punto, dici tu. Per me no, perfetto, raga, lo cannamo subito, via. Brutto, grande, dai. Grazie, raga, mi appoggiate sempre, oh. Ah! Vediamo. Ci avremmo la lama gemella nera e la spada nera del gargoyle. Elore. Iniziamo dalla spada nera del gargoyle e poi porca facciamo anche la lama gemella nera. Posso giocare come e questa cazzo ragazza voglio? Ha un'abilità. A parte questa è fatta. Tanto devo arrivare a più 9, quindi chi è? Spada nera del gargoyle pronta.
Non fa pochi danni, mi sa. Dopo la vediamo. Vediamo la lama nera, la lama gemella. E ora vado a 9. Ok. Adesso le equipaggiamo entrambe con come arma di controllo la spada inscindibile. Facciamo prima la lama gemella nera del gargoyle de tu madre, che è bellissima, anche se c'ha un'abilità brutta. Ah, questa scala B in forza ma D in fede. Quindi questa non ci farà tanti danni, purtroppo. 5,77, questa non è utilizzabile. Cioè, troppi pochi danni rispetto alle altre. Purtroppo. E invece la spada dovrebbe essere diversa, ma non so quanto. 6,62, la spada è meglio. Però, come più 8? Non l'ho fatta a più 9, allora. Aspetta. Almeno facciamola a più 9. Ecco. Adesso è meglio. 7,22, 7,16. Sono molto vicine. Sono molto vicine. Cioè, spada nera al gargoyle più 9 fa quasi tanti danni quanto la spada inscindibile. Quindi direi che la spada nera del gargoyle è sicuramente ottimale. Io me le segno quelle fighe. Spada nera al gargoyle sicuramente. La scaglia lama non era male pure. E anche la stella del tramonto. Queste tre erano quelle più... Poi ci abbiamo anche la... Io la chiamo Buster Sword, anche se per voi non è. Scusate, sento dei rumori, ma mi sa che è il gioco. La Buster Sword. E poi abbiamo potenziato qualcos'altro, no? No. Adesso ci avremmo... il codino gigante, che però non abbiamo ancora, lo scettro divoratore e il portacero. Allora. Io credo che abbiamo già abbastanza roba da provare. Al primo raduno temeno. La lama gemella, dice Mammy. Vabbè, allora, magari per quello sì, però... non lo so. Non sono abituato ad usarla e non ha un'abilità molto potente, secondo me. Allora, stavo pensando, noi in teoria adesso dovremmo potenziare lo scettro divoratore e il portacero. E il codino gigante. Vogliamo aspettare prima di farli? Dai, uno facciamone almeno. Allora, mi piacerebbe fare il codino gigante in realtà, lo sapete? Quindi andiamo a duplicare. Allora, per duplicare però devo segnare... Facciamo una cosa. Fatemi andare qua e faccio l'accesso al... aggiorno il software di sistema. Devo aggiornare il sistema, però se lo aggiorno mi si disconnette. E tutto ciò perché lo voglio fare? Perché volevo prendere il codino. Allora. Innanzitutto andiamo a provare un po' di PvP. No, non so connesso, cazzo. Ma. Niente. Non so connesso, per connettermi devo aggiornare, per aggiornare devo interrompere la live. Andiamo a fare il crash test contro Malenia, sono d'accordo. Dov'è Malenia? Malenia? Qua. Farum Aranzulla. Poi proseguiamo con Aranzulla, raga. Allora, le armi che abbiamo fatto finora. Iniziamo con la scaglia lama.
Impariamo un attimo il moveset. Ok. Ah! È una spada curva questa, raga, eh. Quindi c'ho un moveset diverso. C'ho un moveset di taglio. E l'abilità speciale è questa. L'abilità speciale è fighissima. Posso anche spammarla, magari? Oddio, sì! È una combo l'abilità speciale. Ottimo! Quanto è lenta e figa la città dei tutorial. Fa danni continui per un po'. Dai, proviamo, proviamo. Tanto, voglio dire, è un test questo, no? Testiamo. Porca puttana. Pesa tanto, però. Sono il carico pesante. Non avevo considerato questa cosa. Non l'avevi considerato. Ma le frecce non dovrebbero fare nulla, eh. Infatti non fanno nulla. Armatura. No, è questa. Proviamo a vedere se dei... Carico medio, carico medio. Voilà, risolto, risolto. Allora, impariamo il suo moveset, che ne dite? Ovviamente. Allora, dovremmo curarci adesso, mi sa. È una madonna di Dio, raga. E che cazzo è? Va bene, allora diamo un altro tentativo alla scaglialama. Cioè, non si è capito niente. No, raga, il pronostico non lo facciamo, ma semplicemente perché sto provando le armi. Non sto ancora provando a batterla. Diciamo la verità. Sì, ma non è un problema se è lenta, a noi non ci importa. Malenia, spada di Mikila. Ciao, Malenia. Danni li facciamo, però, eh. Ma questa la schiva? Ovviamente. Mi ha tolto mezza vita con un attacco. Tutto normale, no? Questa la schiva? No. Ciao, Michella. Malenia, Mikila. Cazzo te chiami? Non mi ricordo più. Dici talmente tante volte il nome tuo e di tuo fratello che non mi ricordo più come ti chiami. Porca troia i danni, ragazzi miei signori. Guarda che te scanno con la scaglialama, tu non l'hai capito. Oh, la interrompo. This is interesting. This is very interesting. Brava bastarda animale. Che non sei altro. No, non adesso però. Dovevi aspettare. Dovevi aspettare un po'. Sei partita un po' presto con quest'attacco del cazzo, eh. Te posso dire la verità. Se aspettavi un attimo ero un po' più contento. Quindi adesso lance folgoranti a non finire. Mammeta. Curati. Lancia folgorante. Recuperiamo un po' del danno che si è curata. Si è curata le 55.000 HP. Ah, lì non si ferma però. Ok.
Ora ti va. Devo capire bene quando è il momento giusto per attaccarla. Questo non di sicuro. Porca troia mignotta. Se vediamo che la forza questa diventa molto interessante. Sì, sicuramente, sicuramente. Ma secondo me sta spada, raga, non è male per niente. Ve la posso dire, la verità, non è male per niente. Mi piace molto. Ora, spada nera del gargoyle. Dove stai? Quassù, no? No? Qui? Eccola. Questa c'ha il solito moveset da spadona. E come arma, come abilità, raga, c'ha questa. Che mi sembra molto interessante, non so a voi. Non so a voi. A me sembra veramente molto interessante. Andiamo a provarla. E questa credo che non avrà un potere di stagger grosso come quella. Un potere di stagger, vabbè, non staggera tanto quanto quell'altra. Proviamo subito l'abilità. La schiva. Vediamo se staggera. Curati. Ok. È la figa di solita. Morto. Va bene. Allora, mi sembra che faccia un po' meno danni rispetto alla scaglia lama. Probabilmente perché... perché questa fa danni sacri, mentre la scaglia lama fa danni di fuoco. Getsuga Tensho, madonna, tantissimo Zangetsu. Tantissimo. Allora, proviamo. Sì, l'abilità di questa purtroppo viene schivata. Da lei, almeno. E fa meno danni dell'altra, però riproviamo. No, questa non è velocizzata, Melchizedek. Non è ancora velocizzata perché io non ho aggiornato. No, puoi continuare un'altra mezz'ora se vuoi a fare gli attacchi, porca puttana. Vai, curati. È diventata la tua arma preferita per l'abilità. E l'abilità, raga, è una figata, dai. Diciamo la verità. Ma... una roba del genere? No, non è così stupida da attaccare. Non è così stupida, ma è un po' stupida, forse. Sei stupida? Io sicuramente. Sta roba sarebbe da provare, però vabbè. È talmente tanto veloce che devi essere molto bravo a darlo nel punto giusto. Vabbè, continuiamo con la spada. Curati, avvicinati e duella. Si è curata praticamente di tutto il danno. Tutto il danno che io ho fatto. Vai, vai. Curati un altro po', tanto non mi pare che... vai, vai, ancora. Questa si impegna, non ha capito che io sono qui per provare le armi. La schivi pure a te? Porca puttana, sei una bastarda. Gli ho dato un colpo, lei me ne ha dati 4. No, questa non è... contro di lei non va bene. Ma... questo? Guardala. Eh no! Prima dovevi correre! Blade.
Allora, sta spada contro Malenia non va bene, è evidente. Però l'abilità è figa e contro i nemici grossi probabilmente potrebbe essere interessante. Quindi la scaglialama sicuramente è una bomba. Spada nera è... Ora ragazzi dobbiamo provare la mia preferita. Ovvero... Ah no, prima proviamo la Buster Sword, che secondo me però non è fattibile. Anche perché non abbiamo abbastanza forza, tra parentesi. La proviamo a due mani, non ci... No, che cazzo fai? Proviamo a due mani, dicevo. Non ci interessa. Prima che gli do un colpo, questa me l'ha dati 55. Vabbè, proviamo comunque. Proviamo comunque. Poi la proviamo la mazza del tramonto. Allora. Raga, questa sarà impossibile. Allora, l'abilità ci sta. Fa troll. Non mi ero accorto. Ma veramente? Questa però la stordisce. Vabbè, effettivamente è un'arma gigantesca, ci sta. No, vabbè, raga, questa è interessante. Questa è interessante. Ovviamente purtroppo pesa tantissimo, ma la stordisce. Quanto mi manca? Questa quanto pesa? 23 kg. Grazie al cazzo che non ce la faccio. Quell'altra che usavo prima quanto pesava? 11. Dove vado? Mi sa che nemmeno cambiando... Sono a carico pesante pure senza skinieri. Ok, posso equipaggiarne solo uno del... Ah, e ce l'ho il talismano, ce l'ho già il talismano. Abbassati e attacca, fa un affondo micidiale dalla distanza. Questo? Ah no, questo! Ok. Questo è utile, infatti, eh. Allora, buoni tutti. Devo livellare per... cazzo. Questa mi piace molto, però, raga, vi dico la verità. Io faccio un altro try in fat roll, ma giusto per ridere. Dobbiamo livellare la tempra per usarla. Se togliamo lo scudo... Ancora pesante, però... Medio senza skinieri. Dai. Facciamo così. Tanto devo usarla comunque a due mani. Proviamo anche con Tiche, dai. Così, tanto per... Mamma mia. Sono abbastanza stupefatto. Lei adesso si cura di tutto. Ho sbagliato direzione, mannaggia a me. Madonna, raga. Sono molto lento, però... Due. Ti è
No, ma ammazza. Raga, potentissima. Ciao Ita Gamer. Tacco in salto sta gratissima. È una roba incredibile, raga. È una roba incredibile. Molto potente, sta spada. Oh, mi è piaciuto molto sto try, quindi ne rifaccio un altro con questa spada qua. Anche se non c'ho anche se non c'ho gli skinieri, non c'ho lo scudo, non c'ho niente. Sì, sì, se uno ci si impegna, secondo me questo setup qua gliela fai, Allora, intanto Tiki lo evochiamo un'altra volta. Però mi consuma troppo vigore, raga. Mi consuma troppo vigore. Cioè, io faccio due attacchi e non ho più vigore per poter far nulla. Adesso guardate, Adesso ci riproviamo, però per farvi vedere. Mi serve... Ciao, Jack. Benvenuto. Mi serve sicuramente di potenziare... Vabbè, adesso che non sono in combattimento, ovviamente no. Guardate quando sono in combattimento quanto... quanto vigore mi consuma un attacco. È una roba terrificante. Dimmi, intruso. Però il problema è il vigore qua. Devo aumentare la tempra tipo dei 5 livelli. Attacco in salto only sicuramente. No, se mi devi spoilerare, no. Tranquillo. Mamma. Cioè, guardate. Cioè, poi non c'ho più vigore per schivare, capito? Ma... Voi ci avete capito qualcosa? Io no. Io non mi aspettavo manco che partisse già con quell'attacco del cazzo, sinceramente. Non c'ho vigore dopo per schivare, raga. È incredibile. Per usare questa mi serve più vigore. È un'arma spettacolare. Su questo assolutamente, però mi serve più vigore. Cioè, vedete che roba? Cioè, nonostante non c'ho la build adatta... No. Adesso si recupera tutta la vita. Noi le diamo un po' fastidio con il fulmine, se riusciamo. Caputtana. Oh, dove vai? Che cazzo. Allora, bellissima. Bellissima assolutamente, mi piace veramente tanto. Ma non so, due mani adesso? Non era due mani? Mi pareva di sì. Ciao Axel, buongiorno. Ah no, non era due mani. Che cazzo stavo facendo? Vabbè, comunque. Comunque questa raga è bellissima. Ma serve più vigore. Serve più tempra, assolutamente. Però non vi nascondo che mi piacerebbe tantissimo usarla. Ma veramente, veramente tanto. Togliamo e proviamo la stella del tramonto. Questa raga. Sanguinamento. Questa quanto pesa? 10. Quindi con questa possiamo mettere lo scudo e tutto il resto. Che. Sempre che non lo so quanto senso ci abbia, però vediamo.
cioè tutto il resto, ovvero i guanti e gli skinieri. Ecco. E moveset. Molto bello, ovviamente. È lenta come poche cose, ma non ci importa. Oh, non è lentissima in realtà, è più veloce dell'altra. Carica del prelato. Ma va all'infinito? Raga, va all'infinito sta roba. Va all'infinito. Vabbè, andiamo, andiamo. Finché hai mana, beh, certo, certo. Ovviamente. Anche vigore, immagino. Anche il vigore, immagino, conti qualcosa. Vabbè, grazie, raga. Cioè, ci mancherebbe. Proviamo, proviamo. Proviamola subito, proprio. Ciao, bella. Come stai? Chiami Malenia? Notate che ho recuperato gli HP? Allora, adesso mi ammazza. Perché sono stupido. Però, questa mi sembra molto buona. Molto buona mi sembra questa. Beh, non solo questa, pure quella di prima va usata con amuleto tartaruga. Molto buona perché c'ha l'attacco speciale che è una bomba. Staggera, nonostante la stia usando ad una mano oltretutto, staggera. E mi fa recuperare punti vita. E non ho fatto tiche, non ho usato tiche adesso. Adesso lo proviamo, eh. Proviamo anche con tiche, vediamo come va. Bravo tiche, fai così. Io ci metto un'ora e mezza a fare un attacco, quindi la brucio anche, raga, tra parentesi. Guardate la vita, non va su di tanto, ma va su comunque. Vabbè, la telecamera però. Vai. Vabbè, raga, ma cos'è quell'attacco? Troppo bello, raga. Troppo bello. Curati, Michella. Vabbè. Ah! Curati. Curati un'altra volta. Curati. Allora. No. Ah. Ho finito il mana, ma va bene così, è stato bellissimo. Madonna, raga, sta spada, porca troia. Porco due che spada. Spada, non è una spada. Vabbè, guardiamoci. Cioè, farebbe ridere che per provare la spada la battiamo pure. Non credo, perché sta seconda parte è tosta, eh. Non mi ricordo nemmeno le sue mosse nella seconda parte. Esatto, Axel, mo so cazzi. Hai detto giusto. Hai detto giusto.
Lo so, Mammy, lo so, quello è vero. Sì, questo è vero, Kertal. Vero anche questo. Ragazzi, intanto... punto esclamativo cuffie. Cliccate il link, mi date una mano, mi sostenete con qualche centesimo ogni click che fate. Grazie. Godiamoci sta roba adesso. Per la 15ª volta. A Malenia, Blade of Mikla. Bocciolo scarlatto. Quello della marcescenza scarlatta. Che belli tutti questi insetti. Grazie, intruso. Grazie mille per i bit. Molto bello come boss. Ciao, Fenice, buondì. Bellissima la colonna sonora anche, eh? Rot. Sembra un maschio, a dire la verità. A parte per l'assenza di pene. Now, rot. I will rot, don't worry. Che succede lì? Dov'è Malenia? Eccola. Boom! A Malenia, Blade of Mikla! Mikla! No, oh, non fa lo stupido, curati, dai. Oggi che forse... non dico che ce la fai, ma... Madonna, quanto si è curata. A posto, è finita, raga. Non so manco più gli attacchi che fai io. Blade of Mikla! Porca puttana, porca troia! Fermi un attimo, grazie. E Mikla. Luck! Troppo presto. Oh! Sai che quando dici a Emma Linea sembra che fa l'imitazione di Ibrahimovic? Raga, quest'arma è bellissima. Questa è l'arma più bella, assolutamente. Con una cenere diversa? Ma la cenere è una bomba! La cenere è una bomba, raga, dai, no! Esatto, Zangetz, che gli vuoi di a sta cenere? È malinia. Veramente sei malinia? Oh, Blade of Mikla. Oh la la! Mamma che cracca che gli ho dato, raga. Porca puttana. Porco due. Boom! Spacca io tutto. Ah. Porca, è arrivata prima lei. Curati. Ciao, bella. Dai, raga, è la cenere di guerra più bella che c'è. È la cenere di guerra più bella che c'è, non me potete dire di no. Spettacolo! No, no! Brava, no, raga! Chi è che diceva di cambiare la cenere di guerra? È troppo bella! È troppo bella! Ora il problema sarà la seconda parte. Però è fantastica! Veramente, pare che c'hai la motozappa! Stupenda, stupenda! A mo' di prova la fai fuori. Starma, raga, è una putenza, sinceramente. Una putenza.
Lo so che gli leva poco, ma la cosa figa è che poi la butta anche a terra. E ti dà la possibilità poi di farle un attacco subito dopo. Esatto, Kertal, esatto. Questa è già al massimo, sì, questa è già al massimo. Non fa più danni di così. Allora, saltiamo, raga. Non mi ricordo che fa adesso. Attacca la cenere? Brava. Hai capito tutto. Ecco. Io sono un deficiente, però mi curo. E poi la colpisco con questo. Ma veramente, si è stordita? Oddio, boom, un cazzo. No, come ho fatto a non prenderla? Dai, non è vero. Caputtana. No, cazzo, Cristo. Vabbè, raga, io praticamente sto giocando a caso la seconda fase, perché non so come fa, che attacchi fa, eccetera. Ma secondo me, se me la gioco bene, si può fare. Se me la gioco bene, si può fare, vero? Carica del prelato è bellissima, raga. Dai, è spettacolare. Allora, ma ci vogliamo provare seriamente a sto punto? Vediamo se ci riusciamo. Sicuramente dal momento che ho detto che ci provo seriamente non gliela faccio più. Buongiorno Giubbi, benvenuto. Now rot. Bellissima la... Mamma quanto sono belli. Tutti, tutti, sono tutti belli. Tiche e botte. Bravo Tiche, subito con un bel colpetto così. Mamma che crack, raga. No! Si è allontanata. Ok. Si è anche curata. No, cazzo! No! Trattore, vai! Cazzo! Curati. Mi ricuro un'altra volta. E ora mi avvicino. Con un po' di mana. Mana serve sempre. Credo. La troia, ragazzi, quanto si cura, oh. Ma come? Perché si è curata lì? No, lì non c'è. No, 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 che cazzo vuol dire? No, raga, era morta, ma che cazzo significa? Cioè, lì era... Me sbaglio che era morta. Non ha colpito nessuno, quindi perché si è curata? Era finito il debuff di Tiche. Chiama il VAR. Icona di Godfrey. Allora, raga, il problema è che se io la tolgo questa... E ci metto, per esempio... Questo pure potrebbe non essere male, vabbè. Ci metto, per esempio... Che ci metto, però?
Ah. Potenzia gli attacchi che riducono il vigore di chi blocca. Potenzia attacchi caricati. Potenzia il colpo finale. Contrattacchi in difesa. Incrementa la capacità difensiva. Attacchi a cavallo. Aumenta l'attacco sacro, ma riduce la resistenza a danni. Riduce i danni subiti. Aumenta la stabilità. Dicono che la nuova patch manesi si sicuri anche senza colpire nessuno, un bug. Ah, allora potrebbe essere effettivamente. No, non ce l'ho, sicuramente non ce l'ho quello lì che dice. Sconfiggere i nemici incrementa la potenza d'attacco in prossimità di insanguinamento. Gli attacchi consecutivi ripristinano PV. Posso fare questa cosa, ma non la farò per adesso. Aumenta la difesa, potenza attacco. No, non c'ho l'icona di Godfrey, raga. E comunque, se lo tolgo, dicevo, metto per esempio questo che aumenta la fede, adesso uno a caso, mi cala mente di 5. La fede non mi cala, però. Sapete che potrebbe non essere male? Provo questa, dai. Vediamo. Vediamo come va. E uso sempre Tiche per adesso. Devo usare un po' di mana per fare l'attacco trattore. Cazzo. Oh, è partita. Vabbè. Mo si cura di tutto. Ah, sono morto, cazzo. La presa ti incula sempre. La lacrima cerulea è perforante. Andiamo, proviamo. Oh, mi piace questo setup, però è evidente che sto perdendo concentrazione, quindi fra un po' casomai torniamo a fare un maranzulla. Era più bello quando era divertente. All'inizio mi stava a divertire in botto. Adesso sta diventando un'altra volta un boss tosto. Vai. Stordisci. Eh no, però non lo colpì prima tu, bastardo, che c'hai l'attacco e non gli fa niente. Eccola. Mamma mia. Pensavo che facesse un'altra cosa. Vai. Ah, il fuoco l'ha fermata, raga. Vabbè, che culo. Che cazzo ti, che me la levi sempre. Morto. Sì, che dico. No, sto sbagliando qualcosa. Vabbè. Oh, tre attacchi, non l'ho presa manco una volta. Naggia.
Allora, io provo un'altra volta, raga, e poi dopo andiamo, torniamo da Aranzulla e continuiamo la nostra avventura. Lo so, uso poco il trattore, perché adesso mi sto a divertire di meno, all'inizio ero troppo contento. Andiamo, continuiamo a Aranzulla, casomai. Prossima run solo contrattacchi, potrebbe essere interessante, effettivamente. Vai. Bravo Tiger, la stai massacrando. Comunque 1000 danni non sono pochi, dai. Mamma che crack, ragazzi. Ok. Seconda fase, vai. Sì, con un po' di calma si fa. Con un po' di calma si fa. La falce non l'ho maxata, Giovi. È ancora più 9. C'ho solo due pietre del drago antico e devo capire bene cosa maxare. La troia, sono morto. Non c'ho voglia di impegnarmi, raga, stamattina. Andiamo a fare una Aranzulla e continuiamo di là. Va bene? Vi va? Poi dopo qua ci torniamo con calma. No, non devo usare niente reelfico, raga. Perché mi dovete dire che devo usare le cose? Ma perché? È un gioco in cui c'è una competizione di qualche tipo? No, a me piace questa, uso questa, posso? Cioè, lo so che è molto forte quella spada, ma l'ho detto più volte, io non voglio usarla perché... praticamente perché la usano tutti, e a me mi sta sul cavolo utilizzare una spada che utilizzano tutti solo perché è potente. A me piace molto, per esempio, questa che abbiamo trovato oggi, e mi piglia veramente bene, mi piglia veramente bene. Un try con la falce. Va bene, un try con la falce lo possiamo fare, dai. Questa mi fa, a livello di danno, 7,31. Quest'altra invece, così per vedere anche i danni, tanto questa, più che altro questa la usi per la, per il sanguinamento. 6,61 però, eh. Molto meno. Molto meno. Eccola qua. Vai, andiamo a vedere. Ma Rielfico, perché dici che metto cose a caso sulla build? Me la spieghi questa affermazione, scusa? No, veramente, perché dopo sembra che io so, capito? Che faccio le robe a caso. Non è vero che faccio le robe a caso. Io sto facendo una build di fede, questa scala con la fede. Allora, qui abbiamo l'attacco speciale, quello solito. E dovrebbe essere... se domani. Allora, recupera un po' di vigore che ti serve. Perché adesso gli facciamo una bella combo. No. Sanguinamento, raga. Procca il sanguinamento, effettivamente. Sono un po' allibito da questa cosa.
Vabbè. Poi io fermo restando che io morirò la seconda fase perché... perché non conosco... non conosco i suoi pattern d'attacco. Però... la faccia sicuramente è forte. Avviciniamoci piano piano. Vedete però che si cura a caso. Si è curato a caso pure adesso, eh. Adesso no. Vai, ammazzala. Sì. Andiamo? Speriamo che non muoio la prima... muoio pure adesso, eh. Non sono morto, ma quasi. Curiamoci. Tick è vivo. Il che ci piace. Io voglio provare questa. Riesco, secondo voi, a colpirla con questa? Sì. Troia, ma che giro fa? Oh, riesco ad attaccarla più volte. Oh, 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 ma che è sta roba? Vaffanculo. Cos'era st'attacco? Non l'ho visto mai st'attacco, vaffanculo. Questo è fattibile comunque, eh. No, ma vedi che continui, re elfico. Scusa, non sto... do dei consigli, ma una build fede non prevede attacco melee. Cioè, tu vedi che sei così, invece. Tu mi dici, non ti do i consigli, ma dovresti usare solo gli incantesimi. Cioè, quello che ti voglio dire è... magari non sai semplicemente esprimerti. Non sai esprimerti in maniera tranquilla, perché veramente da quello, da come scrivi, te lo giuro, che pare che stai sbagliando, che mi stai dicendo stai sbagliando, perché si gioca così, non come giochi tu, capito? È questa la questione. Dovresti cercare di parlare in modo che non sembra che mi dici che sto sbagliando, perché questo è un gioco, ognuno lo gioca come gli pare. Capì? Cioè, capito? Magari mi sbaglio. Magari. Oh, raga, ditemelo anche voi, perché magari sto esagerando io, eh. Non lo so. Però, capito, se tu mi dici la build fede va giocata con le spell e non con gli attacchi, io ti dico no, perché la build fede, tu puoi usare una un'arma che scala con fede e poi tranquillamente far danni tramite il fatto che tu metti punti sulla fede utilizzando un'arma corpo a corpo. Tranquillamente, io potrei togliere l'amuleto e giocare semplicemente con un'arma corpo a corpo, mi sbaglio? Sì, ma poi non c'entra, capito, Memmi, il fatto della forza, nemmeno. Perché io sto usando tutte armi che scalano principalmente in fede. Quindi tu, io il danno principale lo faccio con la fede. A prescindere che poi utilizzi degli incantesimi o delle armi che scalano in fede, comunque faccio danno che viene dalla mia build, che è una build di fede. Vabbè, comunque... io quasi quasi ci riproverei, perché sinceramente mi è piaciuta la falce. No.
No, infatti, non era una polemica. Ok, va bene. Se non era una polemica, va tutto bene. Allora, riproviamo. Perché sto tentativo con la faccia, sinceramente, sapete che mi ha preso bene. E quasi quasi la potenzia più 10. Cioè, alla fine torniamo sulla falce, l'arma di partenza. Ci arrivo con un attacco, uno solo, grazie. Un attacco te l'ho dato, dai. Sono contento. Mi bastava quello. No, non ci sono arrivato. No, questa è buona anche perché c'è un bel range oltretutto. Tiche. Cazzo. Sta sempre troppo distante, non riesco mai a colpirla. Vabbè. Incredibile. Allora, curiamoci un attimo. Qua ho sbagliato un po', No, mo non te curerai pure adesso. Oh. Ragazzi, la faccia è una bomba. Che devo dire? Ma è viva! Pare a me o la seconda forma meno HP. Potrebbe essere. No, a posto comunque, Relfico, tutto tranquillo, non ti preoccupare. Magari ti dico, ero io che un attimo non capivo bene cosa volessi dire. No! No. Va bene, curiamoci. Balsamo. E usiamo anche che la fiamma ti sbudelli. Mana? Ah! È partito l'attacco. Ok. Io mi curo. Comunque si è curata tantissimo, porca puzzona. Oh. Via, curate. Dai, una bella crocchia. Allora, me dai un secondo per curarmi? Curati. Ok, curati un'altra volta. Vorrei usare questa. No! Porca vacca, via! Mamma che botta! Oh, non ho più mana. Ho sbagliato. Mi pareva che faceva l'attacco, quello che andava e poi usciva e poi riandava. Invece faceva la merda. Vabbè. Sai che avresti vinto e skippato la prima fase se l'avessi fatta fuori con la... No, veramente?
No, sapevo. Stava andando bene, però porca puttana. Vabbè, intanto raga, io vi invito come al solito a cliccare il link premendo punto esclamativo cuffie, perché mi sostenete. Mi sostenete non solo psicologicamente contro la lotta contro Malenia, ma anche un po' economicamente, perché prendo qualche centesimo ogni volta che cliccate, grazie. Sì, comunque vado a potenziare la falce a più 10, raga. Sì, la fiamma funziona bene, sì, ma infatti qualcuno me l'aveva consigliata prima, forse proprio tu, tra parentesi. Però pensavo che la schivasse, invece nella seconda fase, soprattutto se c'è Tiche, non la schiva. E le fa danno, quindi quella va usata. Io potenzio la falce a più 10, raga, è troppo forte. Cioè, con il fatto che anche il sanguinamento non solo è potente contro i nemici normali, ma è potente pure contro i boss. Quindi questa ora va a più 10. E poi vediamo quale sarà l'altra arma che potenzieremo a più 10, oltre a questa. Ciao Ilias, benvenuto. Lady Malenia, esattamente. La falce si... Raga, la falce mi sembra una bomba, no? Forse ti che è meglio... C'hai ragione Midnight, potrebbe essere interessante. Sta cosa che ha detto Re Elfico di salvaguardare Tiche. Evocarlo più tardi, magari anche nella seconda fase direttamente, se riesco a fare una prima fase decente. Ora, queste basteranno? Porca vacca, se bastano. Fatta. A posto. Fatta. Allora, io adesso direi che andiamo da Malenia. Sapete che io faccio pure qualche livello? E vi dico, siccome quest'arma scala... Adesso vediamo, facciamo delle prove. Siccome quest'arma scala sia con la fede che con la... Credo 10 quante me ne danno. Che con la destrezza che con la forza... 53, quindi altri 5 almeno. Almeno 5 facciamo, vediamo. Ah, è vero, il potere della falce, c'ha ragione, non lo sto cagando per qualche motivo il potere speciale della falce, invece dovrei usarlo. L'arma che ti dà Richard non ti garba? No, non mi piace, non mi piace molto il lenzuolo. Allora, fammi vedere. Perfetto. No, andiamo a vedere sta cosa. Andiamo a vedere potenziando tipo la forza va su di 1. Con la destrezza va su di 2. Con la fede va su di 1. Quindi io potenzierei un po' la destrezza a sto punto. Mi viene sempre la lacrima per un fatto di HP. Ah, tra parentesi, io cosa c'ho nella... nel balsamo? Invece di questo cosa potrei utilizzare? Incrementa brevemente i danni sacri. Purifica la maledizione del signore del sangue. C'era un'esplosione. Ripristina metà dei PV totali. PV per un periodo, metà di PA, il vigore, la destrezza, tutte le resistenze. Il carico equipaggiato, potenzia gli attacchi consecutivi. Forse... Lore. Lacrima cerulea. Porca puttana, posso giocare come cazzo voglio? Cerulea. IPA però, no, non ci interessa. Una saetta, giusto CJ, ma chi... Non ho usato le saette. La lacrima che mi incrementa i danni da fuoco. Forse sì. Per la seconda fase effettivamente potrebbe essere interessante, ma siccome io il balsamo lo uso... Forse il balsamo dovrei utilizzarlo alla seconda fase.
e incremento le resistenze. Cosa succede nel canale di quarzo? Anche lo sbilanciamento è interessante, eh. Ciao Fusto, buongiorno. Buongiorno raga. Allora, la saetta unica la uso sicuramente. Non so se incrementare gli attacchi consecutivi, sapete? Perché con la falce riesco a fare più attacchi velocemente. Quindi voglio provare questa cosa. Usare il balsamo nella seconda fase e magari anche tiche. No, il balsamo nella prima fase e poi tiche nella seconda. Proviamo così, non è detto che ce la faccia, però proviamo. Perché tiche mi fa molto comodo in realtà. Con la falce, l'ho potenziata a tutto, non so se hai visto. No, non c'ho il... Cazzo, vigore, raga. Certo che Tiki è utile, madonna, ha recuperato tutta la vita. Mi sa che Tiki mi serve, raga. Anche per questa prima fase. Ci riproviamo, ma... Certo che quando le procco il sanguinamento... È ottimo. Oh. Morto. Vabbè. No, uso tiche, raga, pure per la prima fase. Per la prima fase, perché sennò ci metto tantissimo a farla fuori nella prima fase. E arrivo alla seconda fase e non ci capisco più niente. No, no, facciamo tiche. E poi il balsamo nella seconda fase. Più che altro devo cercare di farla fuori il più velocemente possibile in questa prima fase con tiche. Tiche, però l'attacco speciale fallo quando sei in range, te devo insegnare tutto. Bravo che l'hai buttata a terra nel momento giusto. Allora, mi curo una volta. Me lo posso permettere, direi. Dai, sanguinamento. Bravo, che è proccato. No. Purtroppo, raga. Vai, Tiki, vieni qua! Vabbè. Ah! Madonna. Raga, ma è diverso da prima? No, non è diverso da prima. Esci dal ventilatore. Vabbè. Questo, questo.
Non ci arrivo, cazzo. E invece sì. Via da qua. Mana? No! Non l'ha presa. Questa sì. Cazzo. Oh, ma veramente? Come è successo quello stordita? La saetta non ho usato, porca puttana. Di che è morto. Mana. Porca troia. No! Curati, curati. Oh, curati un'altra volta. Curati un'altra volta, porca troia. La cazzo di saetta dovevo usare, mannaggia a me. No. Curati. Curati. Oh. No, cazzo. Ciao, raga. Questo era fattibile, porca puttana. Non ho usato la saetta. Ho sprecato qualche pozione. Questo era fattibile, questo era fattibile. Veramente di poco. Questa era, porca vacca, la saetta, mannaggia a me. Mettiamola qua, una saetta, va. Ecco. La seconda fase. No, a parte posso usarla da subito la saetta. Sei troppo emozionante. Non si cura quando usi l'abilità della falce. Veramente? Ah, grazie mille Play with Dido. No, Play with Widow per il Prime. Grazie un sacco. Ma qualcun altro si è abbonato nel frattempo per caso, mi pare? Perché mi dice che sta per partire l'hype train. No, ok. Grazie mille per il Prime. Veramente. Apprezzo moltissimo. Allora, via Foschia. Allora, adesso dovrei avere la... Vai. Subito. Vabbè, raga. Una pozioncina la usiamo. Si è curata di tutto. Va bene. Tiche, attirala un attimo, che almeno io mi curo. Grazie. Ok. No! Ok. Ah, seconda fase. Oh, addirittura ho schivato tutto, non ci credo.
troia. Questo. Ah! Madonna, raga, recupera tutta la vita. Vabbè, raga, che devo fa? Curati. Ah! Comunque mi sa che mi conviene usare il fulmine, sapete? Perché mi consuma meno mana. Allora, conviene il fulmine. Ah! Ok. Lontanati. Curati. Grazie, grazie ancora Play with Widow. Grazie mille. Sì, ho usato tutto, raga, il balsamo, la saetta, tutto. Allora. Ci riproviamo un'altra volta. Così, per curiosità, vorrei fare un ultimo. Ah, facciamo. Vorrei fare un altro tentativo per divertimento con la stella del tramonto. Che mi fa un po' più danni della falce, però non riesco a proccarci il sanguinamento, però riesco a stordirla di più. Proviamo, dai. Perché l'ho tolte tutte e due alla fine? Vabbè. E vediamo com'è. Lo sta... Eccola. Oh. Stessa cosa però con saetta... Sì, ce l'ho lacrima riflessa, come no. Ah, il salto attacco, c'hai ragione. Al posto di questo. Ma ce l'ho? Più che altro? Non ce l'ho. Quindi non posso. Proviamo così. Allora. No! Ok. Questo magari mi serve. Ok, ma ho tolto tutta la vita, vado via, sono morto. Non sono morto, ma quasi. No! Ok. Ho usato troppe fiaschette, vabbè, vediamo. No, madonna, raga. Oh. Madonna. Oh, ha proccato il sanguinamento lì, eh. Ha proccato il sanguinamento.
vabbè. Oh. Allora, mi servono i boli che ce l'ho. Porca puttana, ce l'ho nel... Ah, adesso sarà bruttissimo. Che culo. Purtroppo adesso Tiche però si prende un sacco di bombi. No. Povero Tiche. Comunque il range non lo conosce lei come limite. Curati. Porca troia. Curati. Proviamo. La troia, raga. Un altro po'. Basta, basta, andiamo a fare un Mazula, raga, basta. È stato bello cercare, provare le armi, vedere tutto, però che palle, basta. Torniamo a fare un Mazula e continuiamo, poi dopo veniamo qua più tardi. Ora, sì, la falce è molto meglio però, la falce è molto meglio assolutamente. Ti manca un talismano per gli incantesimi della casa Vulcano, Scalamonte in fede. Vabbè, sti cavoli. Qua, prossimità del Gran Ponte, perché noi dovevamo andare a sconfiggere quella... Sia con la falce che con la stella, secondo me la falce è un po' meglio, Giovi. Però sì, con entrambe. Allora, adesso possiamo togliere i boli e questa... E proviamo a far fuori sto bastardo, iniziando con la stella. Poi vediamo come va. Ciao, tutto bene? Botta. Botta. Ma ha preso, non me ero accorto. Io stavo attaccando come se nulla fosse. L'avevo stordito, ma come so scemo, non l'ho colpito. Scambiamo danni come se nulla fosse. Aia, aia. Va bene. Magari un po' meno. Ovvio. Vediamo un po'. Curati. Ok, ho capito un po' il timing, spero.
No! Ok. Ma massacrato tipo adesso. Troppo presto, curati. Ah! Cazzo, quanto gli continua sta combo? Mo che fa? Non è vero, l'avevo schivato. Vabbè, sti cazzi. Oh, vabbè. Tosto questo, tosto. Puoi spiegare dove hai trovato ticket, dice Nef? Sai che non mi ricordo? L'ho trovato talmente tanto tempo fa che non mi ricordo. Purtroppo. Allora, fatemi un po' vedere. Questo che danni fa? Fisici e di fuoco. Che sicuramente è meglio che fisici e sacri contro questo. Quindi io continuerei più o meno così. E stavolta provo ad utilizzare un po' più incantesimi. Tipo, forse la nera fiamma. Però questa la schiva sicuro. Cinque, sei e trenta. Vediamo la lancia. 3,27. La metà. Ok, me devo curare. Si attacchi in salto, comunque non lo stordiscono bene come pensavo, eh. Ok, bene così. Io dopo un attacco mi prendo sempre me lo prendo il suo attacco. Questo potevo schivarlo però, eh. Allora, buono, ho capito una cosa. Se gli sto dal lato dello scudo, usa lo scudo per attaccare. Madonna. Ok, curati. Niente. Non riesco a capire da dove colpirlo, mannaggia. Curati va.
Non ci sono arrivato mai. Raga, gliel'ho fatta, eh. Porca miseria. Mamma mia. Ci ha lasciato tutta la roba sua. Ah, è vero, il trattore dovevo provare, però secondo me non lo sbalzava in aria. Elmo draconico, corazza draconica, guardi d'armi e schinieri draconici, dai. E questo era il riscaldamento, come dice giustamente Intruso. Perché là c'è un boss. Ora, vediamo cos'è tutta sta roba che abbiamo trovato. Elmo d'oro mal ridotto, adornato da effigi di drago, era indossato dalle deformi sentinelle dell'albero. Quando l'antico drago Gransax attaccò, le sentinelle furono investite da un'epifania. L'unico vero modo per proteggere l'albero madre era prendere esse stesse forma di drago. Quindi le sentinelle cercarono o diventarono dei draghi per difendere l'albero madre. Manca la sua arma, è vero, manca l'arma. Allora, io vado un attimo alla grazia, almeno mi... riprendo un po' da un pollo e un po' di roba. Intanto che vado alla grazia, vi ricordo di... Premere sul link per le cuffie, perché mi sostenete in questo modo. Quindi, andate. Da dove caspita vengo, raga? Da qua? Mi pare di no. Ritorna il cavaliere, veramente? No, non ritorna il cavaliere, raga. Quello è abbastanza evidente, No, più che altro dov'è la grazia? Mi sono perso. C'erano delle scale che costeggiavano la strada. Mi pareva. Forse qua. Aspetta, vado giù e vediamo, eh. Oh, mi sono evidentemente perso, raga. Dietro più su. Ok, quindi torno indietro e mo ci andiamo. Voi intanto, raga, punto esclamativo cuffie, cliccate il link, mi raccomando, perché mi aiuta veramente un sacco. Qua? No, forse più. Più in alto. A destra, va bene. Vediamo un po'. Eccole! Ah, ah! Era qua. Allora, qua sotto cosa c'è? Apri la mappa e teletrasportati. C'ho il graggio. Ci ho messo un'ora e mezza. Non va il voice changer? Perché non va? Porca puttana, troia. Aspetta un attimo, Lore. Porca puttana, posso giocare come cazzo voglio? Devi andare. È tutto acceso e tutto va, raga. Che coglioni, perché? Ma non va davvero, raga? Fatemi vedere su OBS. Ma su OBS voice mod è attivo. Oh, grazie Eddie, grazie mille per la sub. Grandissimo. Che palle, a volte, raga, ste robe non funzionano, non capisco perché. Perché voice mod io ce l'ho attivo su OBS. L'app è attiva, mi dice voice changer on. E... c'ho ancora 23 ore, perché ci sono... c'ho un tot di ore al giorno in cui posso utilizzare le ore. Però ce n'ho 23 ore, quindi non dovrebbe essere un problema. Vabbè, scusate raga... ve lo rimetto gratuito, provate ad usarlo fra un po', magari se sblocca. Ve lo rimetto gratuito, almeno non dovete... si è verificato un errore, c'ha dei problemi l'app. Ste robe però dovete farle che funziona, ragazzi, perché se no... ok. Va bene, quando volete riprovate, l'ho messo gratuito, quindi dovreste riuscire. Gratuito lo spammano.
Elore. Grazie, grazie mille anche per questo. Porca puttana, posso giocare come cazzo voglio? Ovviamente. Volevo sapere se potete rispondere ad un quesito. Vai, vai, come no? Fatemi sapere se la voce funziona adesso per qualche motivo. Se funziona ho cambiato una cosa, quindi... La follia su cosa scala, arcano o fede? Sai che invece io non ci ho mai pensato effettivamente su a cosa possa... Su cosa possa scalare la follia? Sì, ora va, è la fresca della madre però. Com'è possibile? Appena usato gratuitamente, ora funziona. Ale, allora lo cambio, lo rimetto. Ho capito perché, ho cambiato l'impostazione. Ora lo rimetto come prima, mannaggia. Allora, chi l'ha usato prima, lo riutilizzi adesso. Porca puttana, posso giocare? Ciao, allora, ho riscattato bene due volte. Voglio? Adesso prendo qualcosa e bevo perché c'ho pure una sete del dio. Generale, pro, soundboard, come cazzarola, voice, eccolo, creator, voice, voci, non gratis ma 50 bit. Ce l'ha fatta, a posto, grazie raga, grazie mille. Anche io credo, però volevo conferme. Ah, raga, mi prendo anche l'acqua perché c'ho veramente tanto sete e poi continuiamo. Ho veramente la sete che sto facendo. Grazie mille a chi sì. Ah, 90 secondi di pura gioia. Ci sono voci nuove? Divertitevi, raga, divertitevi, l'ho messa lì apposta. Ci mancherebbe altro. Ora, andiamo a battere il boss. Vorrei anche capire chi sia il boss, effettivamente. Lo scopriremo. Chiribiri Kodak. Hai installato il gioco che ti ho donato? L'ho installato, ma non l'ho ancora provato, Giovi. Troppa roba da fa. Però sì, l'ho installato, ovviamente. Raga, pronti per il boss? Ho sempre la sensazione che qualcuno sia in casa. Ma è Gurrank. Bastardo! Aia! No, non ce l'ho fatta. Ah, pure quando tira su, ovviamente. Il fatto che questo non si cura è molto bello. Vorrei curarmi io, invece. Bene. Porca puttana, mi aspettavo un altro attacco. Mi aspettavo una breccia. Curati. Ok. Ah. Ok, parato. Madonna, che botta! Ah! Curati. Porca troia! È lento, pensavo fosse più veloce. Curati. Ouch. Ma cosa all'indietro? Vabbè, sappiamo che lo può fare. Ho
Ok, seconda fase, seconda fase. Non va perché non l'ho abilitata No Kitsune. Cioè devo essere io a far partire la pubblicità. Non la faccio perché adesso ho le cuffie come pubblicità. Se le vedi in alto a sinistra ogni tanto compaiono. Porca puttana. Devo capire perché stiamo affrontando Gurrank. Madonna che bello, ragazzi. Madonna che bello. Il tizio l'ha presa malissimo. Pare di sì. Ciao Constant. Madonna mia. Malikat, l'abbiamo sentito nominare da qualcuno. Ora esplode. Ok, è facilissimo da battere lui, dicono, no? Uno dei facili più boss del gioco. Uno dei boss più facili del gioco, dai. E allora, Zefi. Sì, ho visto che è Malikat, ho visto. Allora, Zefi. Una volta finito Elden Ring, inizia una programmazione stabile che sarà varia. Quindi non ci sarà solo un gioco. Continuerò, farò una seconda run in Elden Ring, un New Game Plus, qualcosa del PvP, sicuro. Perché non c'ho la vita? Vabbè. Farò PvP, robe varie, però non come sto facendo adesso, ovvero tutti i giorni solo Elden Ring. Si giocherà una o due volte a settimana ad Elden Ring, una o due volte a un altro gioco, a volte facciamo delle live di chiacchiera, altre volte facciamo delle live di roba indie, di roba retro. Insomma, ci saranno cose più varie, ecco. Ah già, il debuff. Oh. Ce la facciamo a fargli qualcosa? Mi sa di no. Non ci avevamo abbastanza vigore per attaccarlo in realtà. Ouch. Curati. Ok, bello questo attacco. Allora, mi devo ricurare io qua. Eccolo qua. Ah! Ok. Seconda fase. Ah, buffera, raga. Veramente, raga? Come mai, cazzo?
È molto lenta, è vero. Raga, mi sa che è un problema di... Allora, fatemi vedere se è un problema mio. Fatemi vedere se è un problema mio. Cazzo, perché? No. Ora stabile. Non è tanto stabile però, raga. Ah, sì, adesso ha recuperato. No, però non è stabilissimo. Perché cazzo di motivo? Va su e va giù. Va a 7 mega. Fa 7-8 mega, poi torna a 3. 7-8... Adesso dovrebbe essere stabile però. Perché siamo a 6 mega fissi. No, è diminuita tantissimo adesso. Chissà perché. No, raga, adesso diminuisce tanto tanto. Vediamo, vediamo. C'è un qualche problema di rete, raga. Poi cerchiamo di risolverlo. Nel limite del possibile, porca troia. Vedi. Cazzo. No, non ho toccato niente, Jovix, non ho toccato niente. Ma perché dici? Catroia. Non so perché non va. Ah. Ok. Dovrebbe andare adesso, raga. Scusate, ma... Elor ci sta addossando. Come ho fatto a non prenderlo? Porca puttana, quanto è lenta st'arma, Dio caro! Non riesco a beccarlo, è troppo veloce. Cioè, è veloce e c'ha un modello del cazzo, per cui... Curiamoci. Se domani. Mi devo ricurare. Allora, ora proverò a usare qualche spell. Catroia, che botta, altro che spell. Mi devo ricurare un'altra volta. Madonna, sti attacchi. Dovrei curarmi un'altra volta, se possibile. Ok. Porca troia, quello me l'ho preso tutto. Allora, curati. Cazzo. Raga, allora, fatemi dare un'occhiata. Adesso che siamo... Ciao, Vichox, benvenuto. Allora, adesso che siamo un attimo fuori dalla boss fight, fatemi dare un'occhiata, fatemi capire se c'è qualcosa che non va. A me adesso me la segnala stabile. La linea è verde e vado al frame giusto. Com'è la live adesso? Cioè, se mi muovo. Datemi un attimo, eh.
Perché voi ovviamente adesso siete molto indietro con la live rispetto a me. Si è stabilizzato. Ok, ok. È comunque un problema di connessione. Cioè, è un problema della team, ovviamente. Esatto, aggiornate, raga. Aggiornate. Per ora va, sì, sì, sì. Ma vi dico, io c'ho un segnalino che mi dice come va la live. Cioè, come va l'upload. E prima mi passava da 100 a 8000 kilobyte per secondo. 8000 è un io ho impostato il tetto di 6000. Quindi 8000 non si sa manco perché ci arrivava 8000. E 100 è niente, quindi è normale che non si vedesse bene. Adesso però va. Adesso però va, perché adesso ce l'ho verde, stabile a 6000. 6-7000, insomma. Non è stabilissimissimissima, però è stabile. Perché salta da 6 a 7000 che non c'ha tanto senso, però vabbè. La vita a che livello sei? Sì, adesso la vita me la curo. Intanto salta in avanti perché siamo noi in ritardo. E aggiorna il feed, aggiorna la pagina. Se aggiorni la pagina non dovrebbero esserci problemi. Ah, si impianta ogni tanto. Per fare live su YouTube o Twitch puoi spiegarmi la differenza, dice Nef. Allora, aspetta un attimo, Allora, la differenza è che su YouTube le tue live sono ricercabili, quindi la gente ti trova più facilmente. Però YouTube non c'ha un sistema di monetizzazione per le live efficace. Mentre Twitch, al contrario, è difficile farti scoprire dal pubblico. E ti serve un canale YouTube da cui mandare gente da te. Ma, d'altra parte, cambio arma, tra parentesi. E prendo un'altra. Ma, d'altra parte, c'è un sistema di monetizzazione che funziona, quello delle sub. Però, intruso, le live su YouTube, secondo me, sono ottime. A livello di qualità, sono anche meglio di quelle su Twitch. C'è un sistema di server che funziona meglio. E voi potete tutti selezionare la qualità della live che volete vedere. Su YouTube, su Twitch no. Non sempre. Ci sono più opzioni. A me YouTube piace di più. Sto facendo qua perché qua ci sono più opzioni di monetizzazione. Certo, certo. Raga, prima di andare al boss, vi ricordo, punto esclamativo cuffie. Andate, scrivete e cliccate sul link perché mi date qualche centesimo ogni volta che cliccate. Grazie mille. Io, raga, sta roba ve la sto spammando un po' perché ha una durata limitata. Mi pare che dura un mese. E finito questo mese non ci sarà più. Però metterò delle pubblicità che partiranno automaticamente una volta ogni mezz'ora, tipo. Pubblicità solite di Twitch, insomma. Come arma, ragazzi, io sto pensando a qualcosa di un po' più rapido. Allora, potremmo provare la scaglialama e va bene. Ma potremmo anche andare di falce. Scala C in destrezza, C in fede. Fatemela confrontare un attimo con la spada che stavo utilizzando prima. E vediamo quanto cambia. 7,16 la falce. 7,64 quest'altra. Ma la falce mi dà anche sanguinamento. Mentre questa no. Quindi proviamo la falce. Lo so, è vero. Allora, riproviamo. Non capisco mai quell'attacco. Lo confondo con un altro attacco che fa. Curati. Bene. Madonna, che combo. Gli faccio pochissimo danno in confronto all'altra arma, Cioè, ha senso solo se riesco a proccare la... Solo se riesco a proccare il sanguinamento. Se no, no. Ci sono andato proprio a sbatte, vabbè. Credo che lui sia anche resistente al danno sacro, tra parentesi. L'altra arma faceva danno non sacro. Quindi poteva essere anche questo la questione.
Madonna, ragazzi, c'ha delle combo bastardissime. Oh, m'ha preso. M'ha preso. Curati. Sto attacco lo odio. Sta andando malissimo in confronto a prima. Preferisco... che cazzo, di gran lunga l'altra arma. Per questa fase almeno. E che questa fa danni sacri e lui è resistente al sacro, raga. Credo sia questa la questione. Allora, attacco speciale, vediamo se gli fa un po' più danno. No. Usiamo la roba, le spell, vediamo se riusciamo a dargli fastidio con queste. Quella là, ragazzi, ha un... Non l'ho preso, ma com'è possibile che non l'ho preso? Vabbè. Oh, questa gli fa danno, eh. Questa gli fa danno. Assolutamente. Quindi adesso proveremo con quella spell lì. Appena riusciamo a curarci. La schiva però, eh. Cioè, io credo che non l'abbia schivata, credo si sia mosso, però... No, no, la schiva proprio. Proviamo una terza volta per... Mana, mana. Curati, va. Usa anche questo. Ah, sono morto. No, allora, la faccia alata non va bene. Ciao Dadaismo, benvenuto. No, sì, sicuramente, raga, non è da usare la... Non è da usare questa. Quelle che possiamo usare sono... Allora, anche quella del gargoyle non possiamo usarla perché mi pare che faccia danno sacro pure quella. Sacro, esatto. Quindi possiamo usare, fortuna che l'abbiamo potenziata, la scaglialama e la paragoniamo alla stella del tramonto fiammante. Vediamo quale delle due è meglio. ...703 la scaglialama, 732 quest'altra. La scaglialama non ha effetti passivi. Meglio quest'altra, palesemente. Così gli facciamo danno di fisico e di fuoco. E sicuramente è meglio. Usa l'oggetto che hai trovato ieri. Quello... Aspetta, eh. Quello che si equipaggia, dici. Quale sarebbe? Ah! Devi al potere della lama nera. Cazzo, ma perché non ci ho pensato a sta roba? Ok, vediamo cosa significa. Non ho capito bene cosa significa. Cioè, è un parry. Io non so fare a fare i parry, quindi è... No,
No, non so fare i perri, raga, io, è inutile. Via. Proprio via. Allora, la prima parte la faccio con lo scudo, la seconda parte cerco di farla con l'arma a due mani. Mi pare che sia la cosa più sensata. È abbastanza easy. Poi la provo allora, casomai. Eccolo. Il danno è quasi il doppio, rispetto a prima. La puttana, raga. Curati, va. Non è valsa la pena questa cura. La faccio valere io la cura. Oh. Ecco. Gli ho dato due colpi finora, che palle. Vabbè, il danno è troppo più alto, raga. Cioè, proprio non c'è... Non c'è assolutamente... Paragone. Madonna. Allora, sto facendo tutto ciò io per non usare le fiaschette, ma forse conviene usarle ogni tanto. Puttana, raga. A volte la fa rapida, a volte la fa caricata, non si capisce in cazzo. Sto prendendo un botto di... No, vabbè, niente, raga. Oggi sono proprio sconcentratissimo contro i boss, eh. Delirio proprio. Ciao, Pisello. Madonna, Pisello. Quindi se andiamo ora a Kaelid non c'è più? No, non è la cura come prima. Vabbè, ci metto la cura e via. Dove stava la cura? Quassù. E io sapete che vorrei evocare. Non, oggi non c'ho proprio... Non so se notate, non sono... Combattivo come al solito contro i boss. Mi sa che evoco. Ovviamente sarebbe ottimo evocare nella seconda parte, ma forse già evocando dalla prima va bene. Esatto, esatto, Giovi, non lo sbatti oggi. Esattamente. Allora, ah, fa male la schiena. Andiamo e stavolta evochiamo e ce la pigliamo con calma. È figo anche per questo Elden Ring. Se ci sono dei giorni in cui non c'hai voglia di fare le cose toste, riesci. Ci siamo divertiti con Malenia, madonna. Che divertimento, eh. Bravo, arrivaci però, bravo. Così. Porca. Dica, non morire adesso però. Mi servi pure dopo, teoricamente. Ale. A posto, a posto. Vai, seconda fase. Curiamoci. Curiamoci. Mana. Oh! Ok. Ah, malichetto. Porca troia.
Quella combo è lunga e fa molto male, però con Tike è tutta un'altra cosa. Dai. Adesso, cioè, si concentra e lo famo, eh. Raga, dai. Su. Me devo... Lo so che è morto, lo so che è morto. È Tike che sta facendo il suo bel lavoro. Sì, uso pure la saetta. Vaffanculo, stavolta voglio essere sicuro. Se non di farlo fuori, quasi. Sì, vero che lo batto, ma voglio essere sicuro al 100%. Uso il balsamo. Attraverso. Evoco Tike. Recupero il mana. Oh, non l'ho beccato mai. Che fa? Oh, ah beh, il solito attacco, quello là. Ah. Ho preso un sacco di botte, ma va bene così. No, ci sono arrivato. Ah. Oh, ci arriverò mai? Oh. Era diretto verso di me, stavolta. Ok. Seconda fase, adesso devo stare attento perché non mi ricordo come parte la seconda fase. Parte male però. Madonna la vita, raga. Ma che è Tike, su. Dio che botta. Ma veramente? Perché insegui la morte fatidica? La morte fatidica. Per uccidere cosa? Comunque voglio vedere anche cosa ci dà la rimembranza poi, eh. Questa è Fia? And the lands between are shrouded by death's dark fate. No, lei ha la leggidita. Questo è il finale della runa della morte. Will also burn the impenetrable thorns. Ma... You'll be Elden Lord yet. Non può essere il finale, no? Svengo se è il finale.
Elore, ho comunicato tutto su YouTube, su Instagram, su Telegram. Porca puttana, che coglioni che sei. Seguimi se vuoi sapere quando cambiano gli orari. Fammi godere sta scena. Ma questa è la capitale? Capitale Cinerea. Quindi è cambiato qualcosa qua. No, Elore, adesso scusa il tono, però porca puttana, mi accusi in continuazione, cioè fatela finita. Io ho Instagram, Telegram e YouTube, tramite i quali quando ci sono dei cambiamenti comunico in tutte e tre le piattaforme i cambiamenti. Siccome certe cose non sono, come si dice, prevedibili, tipo ieri Chiara si è andata a fare il tampone, è risultata negativa, quindi è potuta tornare al lavoro. Il che significa che stamattina dalle 8 a mezzogiorno io c'avevo casa libera e ho detto, senza che faccio la live dalle 11 e mezza alle 2, torno all'orario della settimana precedente a Lore. Pasqua, che era dalle 8 porca a mezzogiorno. Puttana, posso giocare come dalle 8, cazzo voglio? Dalle 9 a mezzogiorno. Però capisci che io non è che me devo sta a giustificare così tanto ogni volta che cambia l'orario della live, sennò non campo più. E oltretutto c'ho Instagram, Telegram e YouTube per comunicare, e l'ho fatto ieri sera, per comunicare i cambiamenti delle live. Quindi credo che funzioni tutto. Allora, intanto un nuovo livello lo possiamo fare. E io aumenterei un po' la vitalità per non sbagliare. Porca puttana, posso giocare come cazzo voglio? Anche se voglio. Anche la tempra mi piglia bene, per l'altra arma che abbiamo potenziato. Anche se aumenta solo di 2 kg il carico, quindi non cambia nulla. Andiamo di vitalità. Allora, quindi, noi avendo... Madonna, che figata, raga. Avendo bruciato l'albero, abbiamo dato fuoco ovviamente anche alla capitale, perché la capitale è sull'albero sostanzialmente. È andata in fiamme la capitale, esattamente, Re Elfico. Non ti preoccupare, Lore, però capisci come funziona la vita. Caspita. Allora, e quindi è cambiato tutto qua. Oltretutto, la tizia, la leggidita, quella che credo fosse la leggidita, ha detto: la runa della morte è libera. Il fuoco brucerà, diventerai Lord Ancestrale. E prima di morire, Malichet ha detto: perché insegui la morte fatidica? Per uccidere cosa? Ecco, secondo voi la morte fatidica a cosa serve? Io credo che la morte fatidica sia la morte definitiva. Oh, c'ho due opzioni. O è la morte definitiva per far diventare Gideon una medusa. O è la morte definitiva, ovvero quella che fa tornare il mondo a come era prima, ovvero fa tornare il mondo in una situazione in cui morte e vita esistono e sono separati e non c'è la possibilità di vivere nella morte, e quindi quando uno muore, muore e basta. Bravo Alfar, adesso la controlliamo. Oppure altra possibilità con... Mi sono perso. Ho letto un messaggio dalla chat e mi sono perso. Porca miseria. Con la morte fatidica vogliamo far fuori l'ordine aureo e l'albero madre. Ecco, due cose.
Ti ricordi quando leggevi di Rani e la Luna della Morte che c'entra Rykard? Adesso la leggiamo, infatti. Leggiamo la rimembranza e la runa di Rykard. La... questa qua. Usata dal Lord Ancestrale per riparare l'anello ancestrale. Composta, eh? Introdurrà nell'ordine il principio della vita nella morte, ok? L'ordine aureo fu creato allontanando la morte fatidica. Il nuovo ordine sarà un ciclo di rinascita. Quindi se noi usiamo questa runa, introduce nell'ordine il principio della vita nella morte. Quindi sarà possibile la vita nella morte bruciando l'ordine aureo. La seconda delle mie opzioni. Bravo Midnight che mi hai ricordato sta cosa. Buongiorno Domenico, benvenuto. Rykard non c'entra niente, infatti, secondo me. No, c'entra niente, infatti. C'entra anche Rani e Rykard? La runa maggiore condivisa il suo fato. Da qui mi sembra di no. Elore, allora, non è che quello ti è precluso. Porca troia. Io non lo so qual è il finale, no? Io non so quale sia il finale. Non so quali sono i finali, non lo so. Quindi, perché lo devo scegliere prima, sapendo quali sono i finali, capito? Cioè, se tu mi dici, io preferisco che tu fai il finale tot, mi spoileri una cosa. Io voglio fare le scelte che mi vengono, che mi viene spontaneo fare, senza dover pensare al fatto che una scelta mi porti ad un finale piuttosto che ad un altro. Perché se no, non è più blind. No, non l'ho recuperata. No, non l'ho recuperata. Sail, però no, non siamo offensivi, dai. A casaccio. Vabbè, raga. Elore, io te banno se continui, te lo giuro, io te banno, perché non è possibile che mi rompi le palle ogni volta che... Cioè, non so se è una cosa sana, capito? Per me che sto qua. Dover sempre giustificare a te quello che faccio. L'albero madre resiste ancora. Insomma, mi sembra un po' bruciato. Alto fiero, immune alle torride fiamme della rovina. Non è vero. Quindi siamo ancora aurei. Allora, la cosa che mi sto chiedendo è, ma se io giro di qua, per esempio, trovo qualcosa, oppure devo andare di là e basta? Ho già trovato qualcosa, evidentemente non era una domanda da farsi. Qui si va al sotterraneo. Girasole aureo è appassito. Allora, potrebbe essere che noi dando fuoco all'albero, cioè abbiamo dato fuoco all'albero, ma l'albero non stia effettivamente bruciando, anche se, sinceramente, raga, cioè, mi sembra che piano piano stia bruciando, se si stia consumando. Però vediamo. Peggio il Covid, peggio il Covid. Scusate, raga, lo sapete che io devo assolutamente esplorare tutto. Assolutamente. È come se fosse un'altra zona, praticamente. Cioè, è cambiata, insomma. Grazie, Midnight, per il supporto. Che livello sei?
152. Ok, qua non c'è nulla. Era abbastanza evidente, però come sapete ci devo sbattere la testa ogni volta. Continua a bloccarsi. No, adesso è la tua connessione. Fortunatamente per noi, ma sfortunatamente per te. Allora, qua. Ah, questa è la parte. Questa me la ricordo di parte. Quindi qua ci si può andare. Però sapete che prima ho visto quel tombino aperto e mi ha fatto un po' venire voglia di andarci. Ah, la rimembranza. Bravo, bravo. Che è, ovviamente non prendo mai dove sta la rimembranza io. Eccola qua. Della lama nera. Malichet era un'altra belva offerta in servaggio agli empiri. Quindi era il servo degli dei. Nonostante Marika non necessitasse d'altro che della sua ombra per arginare la morte fatidica, anch'ella finì per tradirlo. Quindi Malichet, chi era? Belva oscura? Serva, diciamo, degli Empirei. E fu tradito da Marika. Ok. Ciao Giovi. Prima Malichet, certo, era la belva ecclesiastica, sì sì. Secondo me il tradimento della belva ecclesiastica di Malichet, ha qualcosa a che fare con la sua dipendenza, tra virgolette, dalle radici della morte. La Ricci Mortali, scusate. Esatto, era il Blade di Marika, esatto. Sì, una guardia del corpo, esatto. Saetta runica. Madò, che figata, raga. Quella è la parte iniziale, no? Se non mi sbaglio. Cioè, iniziale, da dove venivamo. Però ovviamente è tutto chiuso qua. C'è un talismano più 3. Se lo trovo, lo trovo. Se non lo trovo, non succede niente, Lucio. Io esploro con tranquillità. Comunque, che vedete che ci sono le scintille, effettivamente, dato che sta tutto bruciando con la fiamma della rovina, ci sono le stesse scintille che c'erano su dai giganti, ovviamente, perché abbiamo dato fuoco all'albero con quella fiamma. La fiamma della rovina, appunto, no? Qui? Ah, sarebbe stato troppo assurdo se si fosse aperta la porta. Però questa è aperta. Sapete cosa? Ci sono altre grazie, quindi come... È come se qua non ci fossimo mai stati, praticamente. È incredibile sta roba.
Cioè, bellissima. Poi c'è una musica. Porca puzzona. Madonna, raga. Starei 4 ore. Solo a girare la telecamera lentamente. Ma sì, Lusio, tranquillo, apprezzo. Musica è fantastica, porca puttana, raga. È una roba spettacolare. Cioè, c'è proprio la sensazione che stiamo ad un passo dalla risoluzione, in una maniera o nell'altra, del tutto. Proprio quella sensazione di quiete prima del... No, la tempesta, del disastro nucleare. Porca puttana, posso giocare come cazzo voglio? La mappa è inutile, ho visto. Ho visto che ci sono segnate ancora le grazie vecchie, ma non combaciano con quelle nuove. Quindi se io mi dovessi teletrasportare una grazia, come faccio dopo? Vabbè, lo scopriremo. Cioè, io adesso dovrei staccare, ma a 5 minuti voglio continuare a girare. Cambiata la musica, eh? Perché qui siamo fuori. Qui siamo fuori, quindi è cambiata. Ok, va benissimo, ci sta. Elore, si è rotta la mappa. Porca puttana, posso giocare come cazzo voglio? Sì, di là, di sotto non ha senso andarci, però proseguire da questa parte invece sì. Riesplorare. È cenere, credo che sia cenere, sì, Wikif. Trovi tutto. Speriamo, Lucio, speriamo. Poi, oh, se manca qualcosa, amen. Spettacolare, raga, sto momento è veramente spettacolare, sarebbe da assaporarlo per ore. Allora, domani è giovedì. Allora, intanto, cuffie. Sto per staccare, raga. Domani è giovedì e abbiamo la live, come ho comunicato su Telegram, Instagram, eccetera, ad un orario diverso rispetto a quello che avevo comunicato all'inizio settimana, perché c'è stato questo cambiamento. Vi dico qual è il nuovo orario. Ve li dico per tutti i giorni della settimana. Così sapete quando vado in live da adesso fino a fine settimana. Andiamo in live domani dalle 11:30 alle 2. Giovedì dalle 11:30 alle 2. Venerdì dalle 10:30 a mezzogiorno e mezza. Sabato dall'1:30 alle 4. Questi sono gli orari della settimana. Oggi pomeriggio esce il video di recensione delle cuffie, tra parentesi. E ecco, quindi questi sono gli orari. Vi ricordo assolutamente di punto esclamativo cuffie, raga, e cliccate il link perché è una cosa che mi supporta. E esatto, Dadaismo, non esageriamo poi dicendo sta zitta, cioè è esagerato questo. E non finiamo per bullizzare, ecco, questo voglio dire. Capisco che a volte può portare un po' allo stremo il suo comportamento, però non finiamo dall'altra parte, ecco. Ok, Sail? Lo so, però comunque non cadiamo dalla parte del torto. Mi pare giusto, no? Cioè, nel senso, pensatela così. Per il bene del canale e per il bene dell'atmosfera che c'è dentro il canale, cerchiamo di non andare oltre. Di non sfociare nell'insulto.
Esatto, Nef. Vabbè, no, ma Sail, il tuo ragionamento ha senso. Basta che poi non insultiamo, capito? Cioè, il tuo ragionamento ha senso, basta che non insultiamo. Solo questo vi chiedo. Ma ve lo chiedo per la salute del canale e per il rispetto reciproco che secondo me ci deve essere sempre, ok? Cioè, gli si spiega, gli abbiamo detto più volte che ha questo comportamento un po' fastidioso. Non so se sia troll, non so se è. Io sinceramente, raga, purtroppo sto pensando seriamente, te lo dico Elore, adesso sto pensando seriamente di bannare. Non so sicuro se lo farò, ma lo sto pensando perché, vedi, porti un po' di tensione all'interno delle live. E a me piace un sacco quando le live sono rilassate e, capito, tranquille. E te lo giuro che mi dispiace un sacco di sta cosa. Perché non vorrei essere una persona che banna gli altri così. Però capito... Però capito, è una roba... Cioè, mi farebbe sta più tranquillo, ci farebbe gode meglio il gioco. Cioè, raga... Io sono contento a bestia di quello che stiamo facendo qua su sto canale. Vi dico sta roba. Cioè, sono... Quante cacchio sono... 135 ore che andiamo avanti tutti insieme a giocare a sto videogioco. È stata un'esperienza incredibile, è stato bellissimo e sta essendo ancora, perché non è finita, sta essendo bellissimo condividere questa esperienza fra noi, tutta gente che comprende la bellezza di sto gioco, la condivide, poi se ne parla, ci si discute eccetera. È veramente una bomba. Quindi io non vorrei che proprio adesso che siamo verso la fine ci sia, insomma, qualcosa che dà fastidio, ecco. Allora, più diventi famoso più dovrai bannare, ma non diventerò famoso. Mi piace anche la community. Lo so, Elore, lo so. E infatti a me mi dà... Cioè, veramente, io non sono una persona che vuole bannare. Proprio non voglio. Vorrei che sia tutto molto tranquillo. Però capito, non so se c'è modo di farti capire come comportarti. Cioè, ovviamente non è che te vanno oggi pomeriggio, capito? Però prova ad essere meno invadente con i commenti che fai. Solo quello. E l'ore troll è palese. Capito? Io poi magari mi sto a fare tutte ste seghe mentali e è veramente un troll. Che te devo dire? Non lo so. Timiderà Barbara Tuzzi. Cioè, avrò i faretti sparati in faccia, sarò bianco. Trolla anche ora che la stai avvertendo. Posso sapere cosa è successo dopo che hai ucciso il gigante di fuoco per entrare nella zona di Azula? È successo che siamo andati a Farumazula. Farumazula, Magica Bula, Bibidi Bobidi Bu. L'abbiamo fatta. E con tutto quello che ne comporta. Poi quando la farai anche tu vedrai. E una volta fattala, siamo arrivati a Leyndell, alla capitale. Siamo stati teletrasportati qua. Non ti dico nient'altro. Non ti dico nient'altro. Perché se non vuoi spoiler, è giusto che non ci siano. Però finendo Farumazula Magica Pura, arrivi qua. Malenia non l'ho ancora battuta. No. Vabbè, Lore, ma non si arrabbia nessuno se chiede di fare una maratona. No, va tranquilla, quello non è un problema, assolutamente. Certo, oggi non la posso fare, ovviamente. Ma infatti, ragazzi, io stavo pensando di farla. Però io non la voglio fare quando c'è Chiara a casa perché, cioè, raga, ma vi rendete conto, uno che parla per 24 ore mentre voi state a casa in un bilocale piccolo non va bene. Cioè, per me, io non me la sento io. Quindi dico, quando Chiara tornerà a casa dai suoi per un paio di giorni, che ogni tanto lo fa, ogni qualche mese, allora me faccio una maratona. Questo è il ragionamento che ho fatto, in modo che non mi sento di troppo, capito? Perché è giusto che comunque portare rispetto a chi te sta a casa insieme a te. Ma a prescindere che sia la ragazza mia, anche fosse un amico mio, Simo, Luca, chi cacchio era, comunque io sarei stato attento a questa cosa. Ah, senza spoiler per me, ho capito.
Allora, ho battuto il gigante di fuoco, abbiamo battuto Malekith. E dopo aver battuto Malekith siamo qua. Quello che è successo è che la leggidita, o chiunque fosse il narratore in quel momento, è partito un filmato, l'albero sta bruciando, la capitale è in cenere, sta bruciando anche lei, e il narratore ha detto la runa della morte è libera, il fuoco brucerà, diventerai Lord Ancestrale, e dobbiamo bene capire mo che fare. Ma anche giusto stare con Chiara, ma certo, certo, assolutamente, cioè... a me però piacerebbe questa cosa di fare una maratona. Quindi quando ci sarà l'opportunità la farò senza... ma proprio al 100%. Quindi la farò. Due sacri derma anche, giusto, anche due sacri derma, bravo Sail. È impegnativa, ma se uno si organizza, fa delle robe interessanti, potrebbe essere figa. Vabbè, raga, io stacco. Ci vediamo domani. Io veramente vi ringrazio tutti per la community che siamo, perché alla fine siamo una bella community. E Lore, cerca di essere più... quello, perché non voglio bannà, non voglio proprio. Quindi cerca di non fatte bannà. Ecco, sta a te, ok? Più sciolto, più sciolto. Ci mettiamo tutti domani, esatto. Dai, ragazzi, ci vediamo tutti domani. Ok? Grazie, raga. A domani e... cuffie, punto esclamativo cuffie. Ciao, raga.